Oggi presentiamo il Festival dell'Agricoltura che si chiama Coltivato, proprio perché per dare il senso di quanta ricerca e cultura ci sia dietro alle coltivazioni. Questo festival è stato pensato, voluto, costruito, sognato prima e costruito poi con Antonio Pascale, che è scrittore ed agronomo, e con questo festival vogliamo raccontare al pubblico, vogliamo raggiungere il pubblico di Torino e delle grandi città, l'agricoltura che produce con i suoi problemi, con le sue innovazioni, quindi parleremo di economia, di lavoro, di cambiamenti climatici, della cassetta degli attrezzi, di cosa hanno a disposizione i tecnici e gli agricoltori per produrre meglio e per produrre in quantità tale da nutrire noi e sfamare il mondo, perché dobbiamo pensare che la popolazione è una popolazione ancora in crescita e dobbiamo riuscire a nutrirla bene con un cambiamento climatico in atto che rende estremamente difficile produrre. Quindi questo è il senso di questo festival. Abbiamo un programma molto ambizioso, ma al tempo stesso ci poniamo con grande umiltà, perché sappiamo benissimo che ci sono nella nostra città tanti esempi di eventi, di festival. Pensiamo a Biennale Democrazia, noi arriveremo subito dopo Biennale Democrazia, che hanno una storia infinita. Parleremo molto di cambiamenti climatici, di siccità, della carenza di acqua, di come si possono affrontare questi problemi, perché il senso di questo festival è proprio raccontare l'innovazione, la ricerca che può veramente aiutare ad affrontare concretamente. Noi alla siccità e ai cambiamenti climatici dobbiamo adattarci e lo possiamo fare con le tecniche e le tecnologie di cui noi oggi disponiamo. Il festival sarà aperto da Ilaria Capua e poi ci sono tantissimi nomi, basta pensare, io adesso cito qualcuno che è ben noto qui nella nostra regione, Maria Caramelli, avremo Rullini, abbiamo tantissimi nomi di grandi ricercatori e comunicatori, Paolo Inglese, ci saranno le interviste alle piante, anche le piante vogliono raccontare le loro storie, quindi saranno intervistate da persone, da ricercatori che su queste piante, su questi ospiti hanno lavorato tanto, quindi grandi nomi della ricerca e della comunicazione, Vittoria Brambilla, De Fezza, adesso me ne vengono, sono talmente tanti, questo programma l'abbiamo talmente letto, riletto, studiato, sarà un bel festival, io spero.